Benvenuti amici, io sono Salpimpos, oggi siamo su TuneArt, andiamoci a cartoonizzare. No, vabbè. Allora, applicazione ovviamente che permette di modificare le vostre foto rendendole in stile cartoon, come potete vedere, guardate quanti effetti che ci sono. Allora, l'applicazione è gratuita, però come sempre c'è la versione pro che dovete pagare, eccetera, eccetera. Comunque avete la possibilità di provare la versione pro per 3 giorni, esattamente come la sto facendo io, solo che poi dovete ricordarvi di togliere l'abbonamento, altrimenti vi si rinnova automaticamente. Ma adesso andiamo a cartoonizzare. Allora, vedo che qui comunque i filtri sono sia per maschietti sia per femminucce. Quindi, se io mi applico una foto qua, scusate, che cosa ne viene fuori? Che cosa ne viene fuori? Ma che fa? Non te lo provi, proviamolo. Allora, ragazzi, come sempre, supportate serie e canale lasciando like. Io mi vado a cartoonizzare così. E uscirà fuori un alieno, un alieno. Allora, try. Mi vado a scattare una fotina. Aspetta un attimo, ci organizziamo qua con la fotina. Perfetto, guarda qua che foto. Guarda qua che foto. Come mi cartoonizzi? Fammi capire. Io clicco ok. We are drawing your cartoon. E meno male, mi raccomando, fallo bene sto disegno, perché altrimenti mi offendo, sappilo. Capisco che era un filtro per donne, però dico, sappiti regolare. Che io sono maschietto, lasciami. Che cos'è? Scusate, che cos'è? Ma mi sono ringiovanito di 80 anni. Guarda qua, ancora manco sono nato. Fighissimo, per carità, fighissimo. Però dico, non c'entra niente con la foto originale. Vabbè, passiamo al prossimo, va. Proviamo un altro per femminucce. Dopodiché si capisce benissimo che effettivamente i filtri per donna funzionano per donna. E allora sca. Con la bocca aperta. Ma adesso il filtro impazzirà. No, vabbè. Sì, però più veloce ad applicare questi filtri. Filtro. Per favore, applicazione. Mi ricorda qualcuno. Non so chi di preso. Mi ricorda qualcuno. Sì, effettivamente questo ha funzionato un pochino. Dico, sembro più mascolino. Allora, vabbè, allora andiamoci a fare l'art 3. Vabbè, questo è maschile, scusate. Quindi se non mi cartoonizzate adesso, che fa? Mi arrabbio. Il problema è che ogni volta che vi scattate la foto, ve la dovete poi riscattare, perché non ve la salva. Photo fashion. Ok, dai, se non mi cartoonizzi. Belli, questa mi piace. Questa è carina. Oh, eventualmente possiamo salvarla, ma noi ce ne freghiamo perché passiamo al prossimo. Eventualmente possiamo scorrere anche qui in basso, non è che ogni volta. Ecco, proviamone una prova. E che qua si paga il pro. Ah, posso applicare. Ah, posso cambiare con la stessa foto, posso applicare diversi filtri. Guarda qua. E quindi ogni volta ci evitiamo, effettivamente. A me sembra la stessa cosa, scusate, ma cambia solo il colore. Non è che cambia l'effetto, perché l'effetto lo dovete riapplicare ogni volta. Comunque, photo fashion, effettivamente, molto, molto stilizzata. Questa, effettivamente, ecco, questa è carina. Dai, su, che non è carina questa. Mi piace, quasi quasi me la salvo, va. Che poi me la condivido su Instagram. Ok, andiamoci ad applicare un altro filtro. Che fa? Non te l'applichi? Sì, discarda tutto. Ok, andiamo a questo, il Tune 37. Dopodiché andiamo a vedere un po' di pro, perché qua il pro se lo fanno pagare, vediamo che differenza c'è. Sempre camera. Ok, lo sai l'altra parte, va. Splash. Forse devo mettermi comunque la faccia frontale, perché così si confonde un po' l'applicazione. Guarda che foto che faccio, altro che fashion style. Guarda qua fa schifo, però dico, è la foto, l'applicazione fino a un certo punto, la foto è venuta uno schifo, però dico, il tune si vede. Facciamo frontale, va, che non sono soddisfatto di sta cosa. Frontale, va bene così? Più vicino? Molto vicino? Troppo vicino? Medio vicino? Così vicino, perfetto. Ok, ma perché vengo così ogni volta? Non sono fotogenico io. Allora, vediamo, così mi devi cartoonizzare, dalla testa fino ai piedi, solo che i piedi. Ci sta, devo dire che ci sta. Preferivo quella di prima, però. Quella di prima era più carina. Vabbè. Andiamo indietro. Discarda tutto. Allora, vediamo un po' di effetti. Va. Ecco, questo è pro. Questo è pro. Attenzione, perché c'è il simbolino qua in alto a destra. E quindi facciamola. Try. Camera. Sempre camera. E se non mi cartoonizzi ora, veramente. Guarda che faccia che ho. Ci sta. Ci sta, però facciamone un'altra, va, non mi soddisfa. Così? Mi metto così? Così. Ok. Dai, guarda che faccia carina, ecco cosa che ho. Come. Questa è carina, dai, su, questa mi piace. Ma questa me la salvo pure, va. Mi faccio un album di foto cartoonizzato. Ok, salvato in galleria.
Andiamo indietro, discardalo. Allora, questo con gli occhiali, io ce l'ho già gli occhiali, scusatemi. Mi tenete... Ah, vabbè, dico, il tizio pure c'è. Ma che differenza c'è? Proviamo tutto, va, proviamo. Io ce l'ho già gli occhiali, vediamo come me li fai. Me li fai tutti neri, no? No, perché me li tieni così. Guarda che foto che mi vengono. Vediamo. We are drawing your cartoon. E falla bene, però. Mi raccomando, ci sta, mi ha fatto un occhio azzurro e un occhio... Cos'è? Castano verde. Perché? Scusa, perché senti in un occhio il riflesso del riflettore, quindi lui lo vede blu. Però oppure è relativa allo sfondo. Comunque questa è carina pure, scusate. Possiamo applicare diversi sfondi pure. Ecco, guarda qua. In stile Looney Tunes. E questa me la salvo, Looney Tunes. Questa è più carina però. Non lo so, questa, invece questa, la prima, o no? Non lo so. No, sono tutte carine. Vabbè, mi salvo questa. Alleluia, a posto. Andiamo a provare un altro. Forza, qui ce ne sono un sacco da provare. Questo è carino. Forza, vediamo. Sempre come? Ma... Così, no, così. Sempre dritto. Non è questa, dico, la possibilità è solo questa. Però io parlo e mi vengono le foto aperte, con la bocca aperta. Ok, vediamo. Mi applichi qualcosa di bello oppure no? Decidi tu. Non è chissà quale cosa, però dico, la cartoonizzazione c'è. Cioè, questa non me la salvo perché non mi piace. Discarda. Allora, andiamo avanti. Un'altra foto pro, vediamo. Tu guardi, tu sei in mezzo di scorcio. Quindi me la faccio pure di scorcio. Così? Più vicino? Più lontano? Così? L'orecchio l'ho tagliato. Però. Va bene così? Forza, applicamelo. Ci può stare, attenzione. Cambiamo un po' di... Ecco, un po' di sfondo. Più colorata. Più... Un'immagine un po' più bruciata. Ci può stare. Sempre l'occhio bicolore. Perché mi fate l'occhio bicolore? Ma io sono un husky. Mi salvo questa? Non lo so. Mi salvo questa. Forza, su via. Save. Ok. Torniamo indietro. Vediamo. Discarda. Vediamo qualche altro filtrino. Qua... Vediamo. Perché? Che differenza c'è? Scusa, c'è differenza di effetto. Ad esempio così. Che mi fai così? Allora, il tizio di prima si è messo tutto storto, mi ci metto pure io. Se io metto storto pure la camera, che succede? E via. Stortiamo tutto. Guarda qua che foto da mal di mare che ho fatto. Ma io devo fare... mi hai tagliato mezzo mondo, però dico c'è. Dai, che questa come logo del canale sarebbe carina. Guarda qua. Come logo del canale sarebbe interessante, magari però un po' più dritta. Vediamo, ma mi riprendo un po' di collo pure nel dubbio. Cheese, e vediamo. Ok, vediamo che cosa ne viene fuori. We are drawing your cartoon. Dai, su, fammi vedere. Mi taglia sempre il collo. Perché al tizio di prima gli si vede e a me mi deve sempre tagliare. Potrebbe essere interessante comunque. Ah, perché la posso regolare? Perché l'ho modita prima? Questa sarebbe fighissima come... Guarda qua. Come logo del canale, ragazzi. Guardate che carina. Ma io quasi quasi me la salvo. Che ne pensate? Come logo del canale. Solo che ci sono affezionato a quello che ho. Però non lo so. Fatemi sapere poi nei commenti, ragazzi. Poi, vabbè, ovviamente non possiamo provarle tutte. Perché ce ne sono un'infinità. Vediamo quando... questa la provo però. Guarda qua. Molto estiva, molto fashion. E sempre di scorcio me la faccio. Guarda quanto sono scorciato. Perché mi vengono le foto sempre così? Dai, su. C'è chi lo fa apposta a mettersi la foto. E io... No, non si può guardare. Una foto seria, per cortesia. Sempre di scorcio, però non parliamo. Da quella parte, vediamo così. A posto. Va bene, ti piace? Ti piace così? Cara applicazione, fammi bello, per favore. Noi siamo qua. Si può stare, ci può stare. Nulla di che, ma ci può stare. Questa non la salvo, non mi piace. Vabbè, andiamo un po' avanti e vediamo cosa abbiamo. Tune 17. Questa è carina, scusate. Foto seria, forza, basta. Foto seria. Più seria di questa, com'è che devo farla? Fammi vedere, va. Guarda lì come sono triste, serioso. Guarda qua.
Mamma mia. Però mi ha cartoonizzato. Lo stile cartoon viene fighissimo. Però le foto. Perché mi fa sempre il bicolore negli occhi? L'applicazione funziona effettivamente. Perché effettivamente vi cartoonizza. Andiamo indietro perché ho fatto la foto troppo brutta per essere salvata. Andiamo alla prossima. Addirittura super hero. Andiamo in un fumetto. Allora, foto seria, però. Dai, su. Non ce la faccio a fare foto serie. Non è che è colpa mia. La devo fare così. Questo sembra il nonno di Up. Il nonnino di Up. Questo. Guardalo là. Ma come fa a non stampare un fumetto su di me? Ma come? Ragazzi, fate sentire la vostra perché qualcuno deve fare un fumetto su di me. Guarda là come ci sto bene in copertina. Ma che fa? Non lo fate un fumetto su di me. Ma guardate quanto sono carino e coccoloso. E questa me la salvo, va. No, vabbè, anche qua. Ma ce sono un sacco da provare. Ce ne sono veramente un casino. Per un totale di 36. No, no, vabbè, si chiama Tun 34, 20, 36. Questo è il parrucchiere lì. Questo è parrucchiere di real time, il fashion style, super fashion style. E che fa? Non te la fai una foto da fashion styler? Forza, andiamo a fare il fashion styler. Con sta faccia, guarda qua. Queen non tanto. Se c'è il King, ecco, il King è ancora meglio. No, vabbè. Perché mi taglia? Ah, perché io comunque posso sempre modificarlo qua. Ecco, King, the King, guarda lì. The King of YouTube. Come no. Carina ragazzi, applicazione molto carina, quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. E noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video. Ci torniamo su Brawl Stars. Allora, l'ultima volta abbiamo visto il nuovo Griff. E perché è uscito anche Griff? Quindi non ho sbloccato tutti gli epici. Abbiamo anche Griff da trovare adesso. Bruttissimo, per carità, bruttissimo. Forse il brawler più brutto